Un ordinario venerdì di paralisi tra l'autostrada 9 e le strade di Como. Tempi di percorrenza raddoppiati se non triplicati. Il lungo weekend del 1° maggio, unito al traffico congestionato di chi si sposta da e verso la Svizzera nel fine settimana e al cantiere in autostrada, sarebbero bastati da soli a creare il caos. A questo si è sommata la segnalazione di un incidente che ha complicato ulteriormente le cose. Il sito di Autostrade per l'Italia riferiva nel primo pomeriggio di una coda che ha raggiunto i 5 chilometri. Auto a lungo completamente ferme e automobilisti addirittura scesi dalle vetture. Le ricadute sul traffico cittadino sono state inevitabili, con lo snodo di Lazzago e l'area di Camerlata totalmente congestionati. Non è andata meglio tra Monte Olimpino e Como, con disagi anche lungo Viale Innocenzo XI e Via Napoleona. Per quanto riguarda la A9, ancora in serata, si registravano lunghe colonne di mezzi sia in direzione svizzera che in direzione Lainate per i lavori. Il cantiere nella galleria San Fermo, che prevede lo scambio di carreggiata, proseguirà fino al 16 maggio, quindi sarà interrotto per agevolare gli spostamenti estivi, per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come l'ultima tranche che dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno. Da quando è ripartito, e cioè dall'inizio di marzo, i disagi sono stati all'ordine del giorno.